Sono arrivate delle indicazioni sulle reazioni dei dipendenti, atti di, diciamo così, di forza da parte dell'azienda, oppure si è trovato un equilibrio? Ma guarda, le notizie che ho io da dentro, diciamo, è che ci sono alcuni dipendenti che hanno mandato quelle famose lettere ciclostilate che trovi su internet, chiedendo di essere ammessi al lavoro senza Green Pass e chiedendo alle aziende di utilizzare i tamponi praticamente gratuitamente, di mettere a disposizione i Ah, tamponi gratuitamente. ok. Quindi hanno utilizzato i ciclostili che ci sono su internet. Le aziende naturalmente hanno risposto dicendo, anche diciamo quelle che seguo io, hanno risposto dicendo: guarda, noi ci limitiamo ad applicare la legge, poi fate un po' quel cavolo che vi pare. E quindi adesso la situazione è ferma in attesa che sicuramente un po' di dipendenti presenteranno dei ricorsi in tutte le direzioni, sperando che naturalmente questi ricorsi poi vengano accettati, anche mettendo in discussione la costituzionalità del Green Pass e quant'altro. Però l'ho detto in altre occasioni, in questo momento quello che dicono tutti i precedenti è che il vaccino può, è un, il vaccino e il Green Pass sono delle misure comunque che sono assolutamente compatibili con la Costituzione, con la legislazione. C'è anche una pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo, quindi in questo momento si sta andando in quella direzione e vedo poche possibilità, devo dire la verità, per coloro che vanno ad impugnare. Poi vedremo, non è detto, però vedo pochissime possibilità.